Intendo ringraziare pubblicamente e con convinzione il segretario regionale del Partito Democratico, Enzo Amendola, purtroppo oggi assente, e del commissario Ciro Cacciola. Siamo con il capogruppo Giuseppe Stellato. Lei appartiene a tutte quelle persone che hanno sostenuto la mozione di Enrico Tresca. Secondo lei che cos'è che non ha funzionato in questa mozione? Beh, io credo che abbia funzionato più o meno tutto. D'altronde l'analisi del voto è un'analisi che verrà fatta e sarà fatta forse in maniera più articolata. L'esame per noi è chiaro, noi sui grandi centri vinciamo in maniera abbastanza netta. Io a Santa Maria ho 166 voti per Tresca e 8 per Abate. Ad Aversa si vince a Caserta, si vince a Maddaloni. Voglio dire, quindi mi sembra che il radicamento della mozione Tresca è forte. Nei vari centri noi siamo presenti. C'è una situazione particolare che riguarda solo Mondragone, dove ben sappiamo che ben 230 tessere sono state escluse dal voto sulla scorta di una opinabile decisione della Commissione, alla quale tutti quanti dobbiamo rispetto, ma indubbiamente nell'analisi va messo in considerazione anche questo. Sappiamo il depotenziamento che si è fatto del gruppo dei giovani grazie all'intervento demolitivo, e anche questo molto discutibile, del gruppo che appoggiava Dario Abate, quindi mi sembra che le cause sono abbastanza chiare. C'è stato un astensionismo dichiarato come posizione politica e voi sapete bene che la mia posizione aborigine era quella di non celebrare un congresso che non aveva ancora metabolizzato il superamento del commissariamento. In una delle varie riunioni di tavolo io avevo proposto di rinviare il congresso a dopo l'estate, dopo aver rimesso in piedi la situazione congressuale nei singoli circoli. Mi fu ribadito che questa posizione era non sostenibile tecnicamente perché era necessaria una valutazione da parte della direzione nazionale. Presi atto di questa volontà della maggioranza del tavolo e sono andato avanti. Come gruppo provinciale non ho presentato alcuna candidatura proprio perché volevo un partito che esprimesse unitariamente una candidatura di un segretario, ma in quel tavolo furono espresse parecchie posizioni. Tutti poi alla fine hanno fatto un passo indietro, tranne Dario Abate, che in verità a mio avviso aveva già definito l'intesa sia con Enzo Cappello e sia con Luigi Munno, quindi è chiaro che c'era un gruppo che, formato da Munno, Caputo e Abate, che ormai aveva già manifestato una posizione abbastanza netta. Vi è stato quindi un momento anticipato di congresso da parte di alcuni, un momento realmente aperto di congresso da parte di altri. Nonostante questo abbiamo raggiunto un risultato che non mi sembra sia tra i più significativi per chi ha vinto il congresso. Prendiamo atto della vittoria che è 53 a 47, 54 a 46. Per essere chiari, è un partito ampiamente diviso, cioè non c'è una maggioranza di un 70-75% che può pretendere di imporre la linea di partito. Se a questo si aggiunge che i livelli istituzionali del partito sono livelli istituzionali che sono con la mozione Tresca e che i grandi centri sono con Tresca, credo che una riflessione sulla modalità di gestione del partito andrebbe seriamente posta. E credo che a questo punto un segretario responsabile dovrebbe aprire ad una gestione condivisa, ma veramente condivisa del partito. Cosa non ha funzionato con Tresca? Io penso che abbia funzionato tutto. Ciò che non ha funzionato con noi è stata forse la estrema linearità dei comportamenti che abbiamo avuto sin dall'inizio della fase congressuale. Il Partito Democratico in questi anni, al di là della perdita per quanto riguarda l'elettorato, ha avuto anche una massiccia perdita per quanto riguarda gli iscritti. Anche questo congresso comunque porta fuori, come diceva appunto lei prima, il fatto che ancora una volta non c'è una linea che possa emergere e che possa avere una maggioranza all'interno per guidare il partito. Lei pensa che ancora una volta con questo congresso e con queste elezioni si possano rifare gli stessi errori che sono stati fatti fino ad adesso da parte di alcuni dirigenti? Guardate, io mi auguro che il Partito Democratico si renda conto che il vento nazionale, ma non solo nazionale, sta cambiando. La responsabilità che il Partito Democratico ha sulle spalle è enorme e noi potremmo contribuire seriamente a un processo di riforme per la nazione italiana e per i nostri territori. Gli errori si ricommetteranno, dipende molto da quello che vorranno fare gli organi dirigenti del partito che attualmente dovranno gestire il partito e credo che si avviano ad una gestione che in qualche maniera sia una gestione di maggioranza, non una gestione di condivisione. Se questo dovesse essere, credo che noi faremo la nostra parte contribuendo in tutte le attività del partito.
certamente la riduzione delle teste. La riduzione delle teste credo che sia la conseguenza di una maggiore serietà anche di impostazione del rapporto fra tessere e iscritti. Vi sono stati comuni veramente particolari nei quali addirittura in alcuni momenti storici le tessere ragguagliavano quasi il numero dei voti presi alle politiche o ad altre competizioni amministrative. Mi sembra che questo dato sia un dato assolutamente patologico, quindi mi sembra naturale che in un comune dove ci sono 3.000-4.000 voti alle elezioni politiche regionali ci sia una presenza di 200-250-180 tessere. Se un iscritto non ha con sé neanche 8-10 persone che lo seguono, veramente il dato è preoccupante, perché a questo punto il partito degli iscritti si coincide con il partito degli elettori e questo è un dato assolutamente patologico. Il partito è rappresentanza, maggiore o minore, ma è rappresentanza. Quindi credo che questa riduzione delle tessere sia una riduzione assolutamente fisiologica e assolutamente in linea con una democratizzazione del partito. Quindi non gli attribuisco alcun significato negativo. Problema serio è il radicamento sul territorio. Mi preoccupano gli esiti delle ultime amministrative, dove oggi dobbiamo prendere atto che abbiamo perso in tutte le città superiori a 15.000 abitanti, se si eccettua una vittoria parziale a Santa Maria Capua Vetere, dove bene o male esprimiamo il vice sindaco. E abbiamo fatto questa operazione con una serie di impegni anche forti. Chi conosce la sezione sammaritana può intendere quello che sto dicendo. Ma se si prende il resto, tutte le altre città sono città nelle quali praticamente il Partito Democratico non ha portato a compimento il suo lavoro. Questo perché? Secondo me proprio a causa di quella spaccatura interna al partito che oggi si configura non per la costruzione di un progetto, ma per la individuazione di posizioni antagoniste. Se un partito vive di antagonismi e non di coprotagonismi, ancorché in posizioni diverse, non riesce ad andare avanti. Io temo che questo congresso, ma veramente un timore, mi auguro che mi sbagli, mi auguro fortemente di sbagliarmi, io temo che in questo congresso si vada a ripercorrere lo schema del protagonista-antagonista e questo può anche andare bene quando il protagonista rappresenta l'80% e l'antagonista il 20%, ma quando il protagonista viene di essere protagonista col 53 o 54% a fronte di un 47% degli altri o 46,5% quello che sia e a fronte di un forte astensionismo che è astensionismo, ripeto, politico, mi sembra che il dato sia tendenzialmente un dato preoccupante. E allora l'invito che io faccio al segretario neoeletto è quello di prendere atto della necessità di ricucire due grosse parti del partito che sono assolutamente significative, istituzionali e di rappresentanza, e di costruire un percorso unitario che sia svincolato da accordi di gestione e guardi realmente alla politica come elemento di sviluppo del territorio.